anche Abbaia, il format dedicato a chi ama il più fedele amico dell'uomo. In studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi. Bentrovati al consueto appuntamento con Canche Abbaia ed è qui con me Maurizio Luppi. Ciao Maurizio, bentrovato. Ciao Mariella e ciao a tutti voi. Oggi parliamo di approccio cognitivo relazionale, cioè un termine che insomma sembra difficile, no? Sentito così. Invece poi so già che come sempre tu saprai spiegarci bene di cosa si tratta e non solo a noi qui in trasmissione, ma lo farai anche nell'ambito di un libro che hai scritto tu e che sta per uscire. Sì, esattamente, è un argomento ovviamente trattato nel libro perché è molto molto importante. Ecco, come si intitola questo libro e di cosa parla oltre che dell'approccio cognitivo relazionale? Ebbene, il titolo è Il cane, un caleidoscopio di emozioni, perché infatti elicita, suscita, stimola in noi, attraverso la relazione con lui, un sacco di emozioni, di sentimenti che possono essere migliorativi per la nostra vita. Ovviamente se questi miglioramenti sono anche a beneficio del cane, perché è una relazione, una situazione di scambio, in questo caso scambio emozionale. Quindi in tre parole già hai fatto capire il senso della cosa, ma veniamo adesso ad approfondire questo approccio cognitivo relazionale. Allora, sembra un parolone, una frase difficile, complicata, ma in realtà è semplicissimo. Quindi iniziamo a scomporre questa espressione. Approccio si intende come avvicinamento. Cognitivo, lo sappiamo tutti, è relativo appunto alla capacità intellettuale e intellettiva che abbiamo noi e gli animali. Relazionale, e beh, qua c'è poco da spiegare. È un sistema educativo che si pone appunto come obiettivo non degli esercizi noiosi, ripetitivi, fatti di associazione, rinforzi, premietti, bensì proprio con la relazione nel quotidiano, nella routine di tutti i giorni, noi riusciamo ad educare il cane. Educare significa tirar fuori, quindi far sì che lui abbia quegli stimoli per essere felice, soddisfatto e sereno. Quindi si risolvono i problemi comportamentali, se ci sono, oppure si vanno a prevenire. E rispetto a 20 anni fa, a 10 anni fa, oggi facciamo molte più cose durante la nostra giornata. Abbiamo una velocità, ci siamo abituati perché ci si abitua a tutto, quindi anche a questa. Ovviamente questo va a destabilizzare comunque anche il nostro equilibrio. Non ce ne accorgiamo, però è così. Quindi il cane che è con noi automaticamente subisce, no, tra virgolette, ciò che viviamo noi. Hai fatto centro, è proprio così. Le problematiche del cane, guardate, che non sono scelte del cane, bensì subisce determinate situazioni in quanto lui è nostra spugna, ma è anche il nostro riflesso. Quindi potrebbe essere un segnale rosso di allarme che c'è qualcosa che non funziona e quindi possiamo correggerlo. Ecco, in questo libro tu vuoi in qualche modo dare un aiuto, no, a tutte le persone che hanno un cane, proprio per far comprendere quello che stiamo dicendo e poter migliorare la vita di entrambi, sia la propria che quella del proprio amico a quattro zampe. E anche questa volta hai fatto centro. Infatti l'argomento è il benessere, cioè riuscire a star bene, essere in armonia con noi stessi, con quello che abbiamo dentro e con quello che ci sta fuori. Di conseguenza, con la relazione che abbiamo con il nostro cane o più cani, possiamo appunto rapportarci e migliorare sia noi che lui. Quindi l'argomento del libro in effetti non è il cane, anche se è l'obiettivo finale, e siamo noi stessi, il benessere e noi stessi, e capire, fermandoci un attimo da questa corsa convulta, frenetica, quotidiana, per vederci un po' attorno e vedere un po' dentro di noi quello che c'è da migliorare e quello che c'è da correggere. Senti Maurizio, facciamo un po' di sana pubblicità, ecco, dichiarata proprio. Allora, dici tutto di questo libro, quanto costa, quando uscirà, tutto quello che puoi dire. Allora, uscirà entro il mese, avrà un costo accessibilissimo perché è di euro 15, sarà distribuito sia su Amazon, il giardino dei libri, nonché nelle librerie. Detto questo, è un volumetto. Non è un'opera con tantissime pagine, con tantissimo da leggere, perché ho cercato di evincere gli argomenti più importanti,
mettendoli in modo chiaro, simpatico e divertente, di modo che la lettura non sia di quelle che due pagine e poi un ronfo. Ecco, questo è molto importante, non è assolutamente un libro che annoia, ma io di questo non avevo dubbi, Maurizio. Che dire, grazie per essere stato con noi, io invito tutti ad acquistare questo libro che sicuramente sarà meraviglioso, lo farò anch'io e quindi poi ne potremo parlare anche in maniera più approfondita. Maurizio, grazie per essere stato con noi, a presto. E grazie a te e a tutti voi. Abbiamo trasmesso Can che abbaia, il format dedicato al più fedele amico dell'uomo.